Buonasera a tutte e a tutti. Mi sono scelta questa collocazione scomoda di ultima, vediamo che cosa viene fuori. Allora, io faccio parte di Femministe 9, questo collettivo che è nato nel 2012, sì, dal primo Pestum, insomma, dopo quello del 76, e proprio dalla necessità di donne che si conoscevano nel panorama, diciamo, politico femminista romano, ma che ancora non avevano stretto delle relazioni. È stato quello il momento, diciamo, di scommessa forte su delle relazioni che perdurano tuttora, che stanno cercando di ritradursi nel tempo. Per gli studi, insomma, faccio un accenno anche a questo e pratiche politiche che, insomma, mi hanno iniziata la politica. Faccio, insomma, ho lavorato e continuo a lavorare con la comunità di Diotima e quindi, insomma, con il pensiero della differenza sessuale. Volevo, proprio per collocarmi, dire qualcosa sul fatto che Olivia mi ha invitata proprio in quanto femminista 9, ancora non so bene come si possa dire al singolare. Però ovviamente, diciamo, questo è un collettivo che è nato proprio per volontà di tutte quante da donne che facevano politica, che avevano provenienze completamente diverse, quindi in realtà porto principalmente la mia posizione e non quella del collettivo. Cioè, saprete più o meno come Valeria si colloca dentro al collettivo e quello che lei può riportare all'esterno. E vabbè, difficilissimo rispondere a tutte le domande di questa call. Mi sono focalizzata principalmente su il nodo radicalità efficacia, su un punto a proposito della precarietà e della posizione peculiare delle donne all'interno del momento di crisi economica, e la questione dei rapporti con i movimenti di riconoscimento LGBT. Queste sono i punti che vorrei affrontare e poi, insomma, spero che nell'ascoltare voi riusciate anche a capire quello che io non ho neanche immaginato. Allora, partendo dal nodo radicalità ed efficacia, diciamo che è un punto che ha interessato il mio collettivo sin dall'inizio, perché appunto ci siamo incontrate e nell'incontrarci, diciamo, quella che ho chiamato una scommessa politica, era una scommessa non ancora. Cioè, che era proprio, aveva i termini del indicibile, indecidibile, non sapevamo esattamente che cosa stessimo cercando e quindi come primo passo abbiamo dovuto conoscerci. Questo appunto ha significato un lungo processo di dialogo e di autocoscienza, se vogliamo, che però ci ha subito messo nella condizione di chiederci questa cosa, come rimane tra noi e come invece riesce poi a uscire da questo gruppo. Le parole di oggi mi hanno aiutato un po' a chiarirmi, diciamo, la mia posizione su questo nodo, perché in realtà credo che sia veramente un punto molto molto critico, soprattutto, diciamo, se vogliamo leggerlo anche in termini di politica proprio attuale di oggi. Ora, io oggi appunto, grazie al dibattito, insomma, alle varie relazioni della mattina, mi sono detta: ok, io sono femminista e questa cosa qui sono sicura che è legata alla radicalità, non so come dirlo esattamente. Comunque, femminista per me ha a che fare principalmente con il senso di me che io ho, quindi col mio senso di me. E io credo che questo sia il portato più radicale, più forte che il femminismo italiano e non solo abbia dato al termine femminista. Radicale, per rifarmi un po', diciamo, alla definizione che dava Serena Sapegno precedentemente, radicale nel senso che va proprio alla radice, quindi che va a capire, anzi a scavare la natura della soggettività che io sono. E allo stesso tempo, oggi in particolare, ma sicuramente anche negli anni 70, questa radicalità ha fatto anche rima con una non totale comunicabilità con l'esterno e quindi con un certo elitarismo. Mi ricollego a quanto avevo pensato. Secondo me la domanda fondamentale è, posto che appunto per me il femminismo è fondamentalmente questo, questa ricerca costante di se stesse e in se stesse,
come si può articolare una domanda di efficacia a partire da un lavoro di un collettivo che ci ha messo un anno a elaborare uno scritto che direi che è parziale, ovviamente è molto poco, quindi un anno di tempo per riuscire più o meno a fare un piccolo bilancio su che cos'è questa piccola collettività che noi siamo, semplicemente. A questo proposito volevo riportare un piccolo scambio che c'è stato qua a Verona, anche perché ho dimenticato di dare conto anche delle mie relazioni veronesi, al di là di idioti, ma qua ci sono molte donne con cui io sono in relazione in questo momento e la cosa mi rende ancora più agitata ed emozionata. Riporto questo dialogo in cui faccio proprio una sintesi. Il punto era una donna, una compagna che diceva: quando esco, diciamo, dal mio ambiente politico e intellettuale di elezione, mi sento parecchio malferma, in colpa, quando vedo che non c'è una risposta, perché evidentemente il mio linguaggio non è capace di arrivare di sfondare, insomma, di arrivare dall'altra parte. Un'altra risponde: io vorrei invece che a questa, cioè al mio lavoro, al grado di complessità e di difficoltà che il mio lavoro mi ha portato, ci fosse dall'altra parte una curiosità, ci fosse un'apertura anche a capire quella difficoltà. E riprende: come sarà difficile per un'altra donna o anche per un altro uomo ascoltarmi e comprendermi nel mio percorso, altrettanto è stato molto molto faticoso e difficile anche per me. Quindi diciamo che, se posso azzardare una minima analisi politica, cosa che non mi sento di volere, di poter fare, c'è proprio una fatica in questo contesto politico italiano a fare le cose difficili, cioè a fare cose che includano una prospettiva lunga e faticosa. Allora, ringrazio molto Annalisa Marino, perché secondo me ha dato là a delle cose che io volevo dire. Questo nodo di radicalità ed efficacia, che io sinceramente non saprei assolutamente come sbrogliare, rimane un nodo. Lo vedo però dal punto di vista di una conflittualità in questo momento che è molto, molto dura e poco generativa, assolutamente. Io vedo che la difficoltà che hanno gruppi, associazioni, collettivi, singolarità, quel che vogliamo, a parlare in questi termini qui, genera, almeno in me, una generale paralisi e pesantezza completa. E mi è piaciuto molto infatti il tuo stimolo, diciamo, a riparlare invece in termini di relazioni condivise, cioè creare una sorta di tappeto dove tutte quante sappiamo che c'è una fiducia, diciamo, mi viene da dirla così. In questo senso, secondo me, per rispondere un po' a una delle domande sulle pratiche trasformative, quali pratiche trasformative possiamo mettere oggi in ballo, secondo me dobbiamo prima di tutto cominciare a pensare veramente come tutti quanti questi femminismi che ci sono in Italia, e non solo, cioè movimenti femministi e non solo femministi, possano riuscire finalmente a convivere. Solo lì, forse, da un minimo di convivenza, di grado di fiducia minimo, si può anche pensare a un eventuale conflitto, perché sia generativo. Allora, secondo punto, sulla questione, la domanda era, no, non era la domanda, era nella parte iniziale della call, leggo: su questa situazione di generale crisi, diciamo, si sono innestate negli ultimi decenni le nuove forme di precarietà lavorativa e di fragilità economica che hanno coinvolto la vita di molte donne e uomini, soprattutto giovani, aggravando ulteriormente la condizione femminile nel mercato del lavoro retribuito e segnando un ritorno di molte nel privato. Parole sacrosante che direi vadano assolutamente sottoscritte, secondo me però queste parole dicono solo una parte della verità. E cerco di spiegarmi. La situazione penso sia molto più complessa di questo elemento. È verissimo che i dati, insomma, confermano che le donne sono le prime a essere licenziate, quindi a rientrare nell'ambito privato e familiare, però molti elementi mi dicono che appunto ci sono anche altre condizioni che andrebbero prese nell'insieme, forse anche per capire meglio quali strategie successivamente attuare. Secondo me il lavoro è uno di quei campi, forse insieme, insomma, alla sessualità, ma per altro verso,
in cui la barriera tra pubblico e privato è stata sfondata ampiamente. Questo ovviamente sia da un punto di vista delle mosse capitalistiche che hanno molto accentuato questo, ma secondo me c'è un tratto di libertà femminile che ha desiderato assolutamente questo sfondamento, che non va minimamente dimenticato. Volevo fare riferimento al suo Movimento Nazionale di Bologna, che è una piattaforma che sta lavorando verso uno sciopero sociale di questo novembre, ed è una piattaforma insomma molto larga che include vari femminismi e soggettività che partono da un punto di vista queer. Ho trovato molto interessante, me ne hanno parlato perché ho delle compagne insomma che partecipano a questo percorso e stanno cercando di creare un ponte tra Bologna e Roma, dove appunto veniva messa a tema la questione di come abbiamo già detto oggi come il privato entra nel pubblico, nel luogo lavorativo, nel senso che comunque tutte le capacità, i nostri stereotipi insomma vengono candidamente messi al lavoro, ma anche dall'altra parte come il pubblico entra dentro il privato e quindi ci fa lavorare costantemente in casa, fuori casa. E una dei modi insomma che avevano trovato per rappresentare questa entrata prepotente del pubblico nella sfera privata era quella di manifestare a novembre in pigiama, perché per alcuni è una specie di divisa lavorativa. Chi non esce di casa per andare a lavorare spesso lavora in pigiama, e di portare i propri cellulari e i propri computer, proprio a dire che il proprio oggetto di uso quotidiano casalingo è anche lo strumento di lavoro. Come appunto dicevo, questa tendenza di ambiguità diciamo tra le due sfere è stata sicuramente usata a grande vantaggio dalle mosse capitalistiche insomma del mercato. Allo stesso tempo appunto volevo ribadire con forza quanto invece il femminismo abbia lavorato per questo e abbia mostrato già dagli anni 70 e continuamente le ambiguità che soggiacciono rispetto a una divisione dicotomica. Penso a Carla Lonzi, che ha rinunciato al riconoscimento e alla carriera, quindi al riconoscimento economico, ma anche al riconoscimento pubblico per il suo lavoro di critica d'arte, ma mi rifaccio essenzialmente a delle compagne con cui ho condiviso anche la stesura di questo intervento, che una in particolare mi è piaciuta tantissimo. Diceva: io capisco perfettamente che cosa significava per le femministe negli anni 70 rifiutare il salario alle casalinghe, perché in quel momento era una misura che serviva soltanto a lasciare le donne in casa e a dare loro un minimo di sostegno economico, ma che non sfondava ovviamente il simbolico. Oggi per lei no. Cristina diceva è lo stesso, per la mia compagna no, perché lei dice: non ho in questo momento delle condizioni che mi spingono a uscire, anzi io cerco di ritrarmi dal mercato. E questa è una tendenza che molte femministe insomma che io frequento, e non posso neanche chiamarmi fuori completamente da questa cosa, sentono fortissimo. Quindi quello prima era salario, ovviamente la sua era una provocazione, perché comunque il salario alle casalinghe era appunto quello che ho detto, però oggi si sta cercando di parlare anche di reddito di autodeterminazione, che riesce a dirci secondo me che la realizzazione e l'uscita nel pubblico non è soltanto il lavoro, ma c'è ben altre scommesse in ballo. Scusate. L'ultimo punto sulla questione dei rapporti con i movimenti di riconoscimento LGBT. Riparto appunto da questo sciopero di transfemminismi che mi sta aiutando molto a ragionare. Lì ho insomma sentito, ho visto che ci sono molte posizioni differenti incarnate che stanno collaborando e stanno lavorando per cercare di creare delle alleanze un po' sui generis rispetto al panorama politico che noi conosciamo. Non è
non è poco secondo me che soprattutto in Italia, che femministe che riconoscono una sussunzione degli stereotipi sulle donne rispetto al lavoro siano insieme a donne transessuali che dicono parlano della stessa sussunzione del proprio corpo in altre dinamiche. Non nego che un discorso dei diritti sia fondamentale e ringrazio sinceramente Cristina per la tua relazione, perché mi ha aiutato a uscire un po' forse da un modo un po' troppo bloccato di vedere quel lato. Ho trovato molto interessante questo modo di coinvolgere più piani, però porto nonostante questo comunque il mio punto. Quando a mio parere, insomma, una analisi che ho condiviso più volte, quando il riconoscimento avviene dalle istituzioni, allora il riconoscimento in generale è un termine molto molto delicato, quando si parla di riconoscimento che viene dalle istituzioni rischiamo sempre di approdare a quel meccanismo di inclusione esclusione per cui mi faccio includere io sapendo che lo scotto lo pagherà qualcun altro che sarà escluso al mio posto, comunque io stessa pagherò con un prezzo molto caro che sarà la normalizzazione della mia differenza e molte volte un abbassamento proprio della radicalità di quello che la mia soggettività vorrebbe portare. Se appunto si parla di riconoscimento nel posto di lavoro, vedi sopra il discorso della sussunzione delle singole vite e delle singole determinazioni incarnate di ognuna e ognuno che vengono presi e messi a servizio del lavoro. Ripeto, non nego l'importanza di questo tipo di politica, però porto proprio quello che per me è il valore essenziale della politica, che come sempre vedi sopra fa rima con la trasformazione di sé, ed è il riconoscimento tra soggettività, soprattutto dove si parla di soggettività che alleanze generalmente non ne tessono mai. Quello che a me interessa fondamentalmente appunto nella politica è il creare ponti, i ponti dove c'è in qualche modo un po' l'imprevisto. Mi piacerebbe magari un dibattito soffermarmi sulla relazione che il mio collettivo ha intessuto nell'anno scorso con un'associazione di transessuali che si chiama Libellula a Roma, perché trovo che ci sia stato un bel percorso di ascolto e di arricchimento in comune. Però saltiamo questa parte, i punti fondamentalmente secondo me di tensione di questo discorso, di questa ricerca di alleanze stanno su due versanti. Uno è che il femminismo, secondo me, mi rifaccio alle parole di Angela Putino che diceva, mi sono persa, era nell'impersonale della politica, ciò che pensa una donna è pensiero e non interesse di parte, ciò che lei pensa è pensiero per tutti, cosa che ovviamente non fa assolutamente rima con un pensiero omologante e universale, ma partendo da punto di vista parziale è appunto un pensiero che getta ponti, che dialoga con altri e con altri, non parla per altri e per altri. Dall'altro lato, secondo me, appunto, è una doppia la tensione che tiene insieme questa possibilità di alleanze, è la modificazione dello stato delle cose oggi. Non nego assolutamente che ci sia lo stato di violenza sui corpi singoli, sia da parte di singoli individui, sia da parte dello Stato, però cerco di portare anche l'altra parte. Secondo me le relazioni sono cambiate, le relazioni tra uomini e donne sono cambiate assolutamente, diciamo, vabbè, questo corriamo un po' forse in una generalizzazione, in una semplificazione, ma andiamo avanti lo stesso. Gli uomini sono differenti e le donne sono differenti. In questo momento, secondo me, stiamo avvertendo non più soltanto
una logica dell'uscita dall'uno e l'approdo al due, ma proprio al fatto che le semplici dicotomie non tengono più. Forse si sta realizzando molto di più quello che Lonzi chiamava come le fluttuazioni che possono, cioè le innumerevoli fluttuazioni che partono e dipartono dall'eterosessualità. In questo contesto in cui appunto ci sono relazioni personali e relazioni politiche, quindi c'è il queer e ci sono anche amicizie, amori, eccetera, eccetera, il separatismo secondo me è un punto ancora fondamentale. Il piacere di cui parlavano Chiara e Cristina e l'agio che si ha in un contesto separato non si toglie assolutamente, ma secondo me rispetto alle narrazioni insomma che io ho raccolto dagli anni 70 c'è una complicazione, un'implicazione di molti più piani a livello politico che ci implicano e ci chiamano continuamente, quindi un separatismo che poi deve sempre uscire fuori e parlare ad altri.